Con noi c'è Luciano Tancredi, candidato consigliere nella lista del Partito Democratico che sostiene Massimo Cialente, giornalista della Stampa e della TV Nazionali. Buonasera. 15 giorni al voto, come procede questa campagna elettorale? Benissimo, direi i dati sono confortanti per il sindaco Cialente, si profila una vittoria. Finora è stata gestita da tutti i candidati con pacatezza e civiltà. Cominciano a volare i primi colpi bassi, ma insomma è anche normale che chi insegue cominci un pochino ad attaccare e a tirare un po' sotto la cintura. A chi si riferisce? Ma per esempio penso allo sfidante De Matteis, che ha convocato per lunedì una conferenza stampa in cui vuole parlare delle bugie del sindaco Cialente sulla ricostruzione del centro storico. Io dico, da che pulpito viene la predica? Un vicepresidente del Consiglio regionale che ha preso in giro per mesi gli aquilani con la farsa della zona franca, insomma forse farebbe meglio a attaccare meno e a pensare di più a fare le cose per la sua città. È un avversario che fa paura alla coalizione, al candidato sindaco? Bah, abbiamo visto i sondaggi, lo danno nettamente indietro, al momento non fa nessuna paura, anche perché in questa competizione quello che vale è quello che si è fatto, è la proposta, sono i programmi, gli attacchi sotto la cintola valgono poco e lui per ora ha fatto solo questo. Lei è un comunicatore, guarda caso l'inviato speciale del governo, il ministro Fabrizio Barca, ha parlato di comunicazione tra le 5 priorità della svolta per la ricostruzione. Qual è il suo pensiero? E ha fatto benissimo, ed è anche nel programma del sindaco Cialente, c'è cioè la comunicazione ed è il motivo per cui io sono qui. Sono venuto, io comunico di mestiere, quindi sono venuto per aiutare, per dare una mano nella squadra dei saperi del sindaco Cialente proprio per questo. Ha fatto benissimo perché la comunicazione è importante, perché in questi 3 anni l'Italia, il mondo è stata preso in giro dal berlusconismo mediatico e dalle passerelle dei politici centrodestra, anche locali, che sono venuti qui a riscuotere consensi, raffigurando all'esterno una realtà che non c'è. L'Italia cosa sa della ricostruzione? L'Italia, qualsiasi aquilano che è andato in giro ha sentito dire: avete le case di Berlusconi, avete le case di Berlusconi, avete i soldi, avete tantissimi soldi, cosa volete più? State a posto, smettetela di rompere, non è così, venite all'Aquila a vedere com'è la situazione. Tra le sue competenze, comunque tra i saperi che potrà mettere a disposizione, appunto anche la rete di relazione con i cosiddetti aquilani all'estero, che poi sarebbe fuori dai confini della città, quindi aquilani anche in Italia ovviamente, anche se si dice all'estero. E qualche competenza, qualche sapere, qualche eccellenza va riportata qui, se possibile. Stiamo lavorando per questo, il sindaco Cialente mi ha dato anche questo compito di provare a formare una squadra di talenti aquilani che si sono formati all'Aquila, come me, che io amo questa città perché ho studiato qui e mi sono formato qui prima di andare via, e che tornino a mettere a disposizione le proprie competenze, la propria professionalità per questa città. E devo dire che ho avuto già delle belle risposte, ho avuto per esempio, penso a Leonardo De Amicis, che è un mio amico carissimo d'infanzia, che aveva un pochino abbandonato l'Aquila e che invece ha deciso di tornare. Adesso non posso anticipare la cosa, ma insomma con un grossissimo evento che ci sarà quest'estate e che doppierà un grossissimo evento che si farà alle Terme di Caracalla, e sarà un regalo alla città, e anche in tutti i sensi, non solo l'evento ma anche il ricavato che dell'evento andrà per la ricostruzione del conservatorio dell'Aquila, e questo è già un piccolo successo che abbiamo messo in banca per il futuro. Certo. Ultima domanda, un pronostico a questo punto per le elezioni, come finirà il primo turno? Ci sarà una coda, un ballottaggio oppure no? Primo turno assolutamente. Grazie. Prego.